Possiamo iniziare da una presentazione del dottor Dario Sigari, che ringraziamo per aver accettato di partecipare a questa 26esima diretta per il ciclo Parlando di arte rupestre. La sua presentazione ha il titolo Parlando di arte paleolitica in Italia. E chi è Dario Sigari? Dario Sigari è un ricercatore postdoc e sta conducendo un progetto di ricerca dal nome DECO sull'arte mobiliare della Grotta Romanelli, un progetto che si svolge tra il laboratorio TRAS di Tolosa e l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, grazie a una borsa di ricerca della Fondazione FISSED, che ha sicuramente scelto di finanziare un ottimo progetto. Collabora con l'Università di Ferrara in qualità di Visiting Scholar per l'International Erasmus Mundus Master in Quaternario e Preistoria e con il Centro di Geoscienze dell'Università di Coimbra in Portogallo. Nel 2018 ha ottenuto il titolo di dottorato presso l'Università Rovira i Virgili di Tarragona e l'Università di Ferrara, il cui tema è stata la revisione dell'arte rupestre paleolitica nella Penisola italiana. Ricerca confluita nella pubblicazione del volume presentato oggi dal titolo Paleolithic Rock Art of the Italian Peninsula. Titolo in inglese per renderlo internazionale, ovviamente anche paradossale, visto che presentiamo l'arte nostrana, ma il nostro obiettivo, l'obiettivo di Dario Sigari è ovviamente quello di farci conoscere nel mondo. E ci chiedono di alzare l'audio. Non si può alzare l'audio. Io devo dire che sul mio cellulare riesco a sentire anche l'audio piuttosto bene, quindi non vorrei il problema di chi ha dei vostri apparecchi. Allora, con un grande applauso accogliamo Dario Sigari che ci parlerà di arte paleolitica in Italia. Ciao Dario. Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie per questa introduzione. Scusate se è partita una musichetta, ma sto cercando di capire effettivamente se fosse possibile cambiare l'audio, cioè, o meglio aumentare il volume del computer, ma insomma spero si senta bene comunque. Penso che si senta bene, ripeto, l'ho provato con il mio e si sente bene. Io tengo il cellulare aperto più che altro per leggere le domande o le domande o insomma, i commenti di tutti voi che sono sempre i benvenuti. Dario, iniziamo facendo una panoramica generale di questo interessantissimo volume che è appena uscito. Ci vuoi parlare un po' della sua genesi? La sua genesi è molto interessante, più che altro in realtà ha avuto, se vogliamo, questo tipo di lavoro, ha avuto una gestazione molto lunga, come poi racconto anche nell'introduzione al volume. Nel senso che, appunto, io mi occupo di arte rupestre dal 2008, cioè nel 2008 ho avuto la fortuna di partecipare alle ricerche archeologiche della cooperativa Le Orme dell'Uomo e insomma ho partecipato a queste campagne subito dopo aver fatto il corso di preistoria in triennale con il prof De Marinis che dedicava tutta la parte monografica all'arte paleolitica. E fu amore a prima vista, insomma, fu un colpo di fulmine vero e proprio. E le ragioni di questo innamoramento per questa disciplina non so spiegarle, forse anche per una certa attrazione per quello che è il mondo dell'arte in generale e anche delle sue manifestazioni più contemporanee, diciamo quello che viene messo comunemente a confronto con le pitture in grotto, le incisioni in grotta, cioè vale a dire i graffiti moderni. E, quindi da questa, insomma, incrociando questa serie di passioni, insomma, probabilmente ho trovato anche quello stimolo, quell'interesse
intenso in questo, in questa materia. E dopo aver iniziato appunto a lavorare nel 2008 in Val Camonica, da lì piano piano ho avuto le mie opportunità, e di questo ne sono profondamente grato, soprattutto al professor Fossati, che davanti alla mia caparbietà nel voler fare assolutamente, studiare assolutamente l'arte paleolitica, mi diede l'opportunità di andare in Azerbaigian per la prima volta nel 2009, e poi da lì, insomma, via via, insomma, si è sviluppato tutto questo percorso di studi. Ma la questione è stata che, insomma, la mia decisione nel voler fare l'arte paleolitica, e poi appunto la controproposta di Fossati nel fare quella dell'Azerbaigian per iniziare questo tipo di percorso, è nato poi dalle risposte che mi diede De Marinis a suo tempo, quando andai a proporgli gli dissi semplicemente: "Prof, io voglio studiare l'arte paleolitica. Mi piacerebbe andare in Francia, in Spagna, a studiare quel tipo di testimonianza archeologica per il lavoro di tesi triennale." E lui, proprio secco, freddo, rispose: "Impossibile." E rilanciò, insomma, prima provò dicendomi: "Perché non studi appunto l'arte rupestre della Val Camonica, però per le fasi più recenti?" Io dissi: "No, no, 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 assolutamente quella paleolitica." Disse: "Allora guarda, puoi provare magari a fare un lavoro di tipo bibliografico, di revisione di tutto quello che è stato scoperto dal 73 ad oggi." Il 73, 1973 è l'anno di pubblicazione di un volume fondamentale, che è L'arte preistorica in Italia, di Paolo Graziosi, e dal 73 al 2008, perché quello è l'anno in cui è successo questo, praticamente non vi erano stati lavori di aggiornamento importanti, di revisione sostanziale. Quando raccontai tutto quanto a Fossati, appunto, durante la campagna estiva, mi disse, insomma, mi fece questa controproposta dell'arte del Gobustan, però poi in realtà una certa attenzione su quello che era il patrimonio archeologico italiano non l'ho mai persa. Quindi, insomma, diciamo, c'è stata questa lunga, no? Quest'occhio d'attenzione per lungo tempo su questo tipo di patrimonio, e niente, poi nel 2016 ho avuto l'opportunità, insomma, di svilupparlo per il lavoro di dottorato, ecco. E quindi niente, poi mi ci sono buttato capofitto. Infatti, questa è una edizione aggiornata del tuo PhD, del tuo dottorato, giusto? Sì, questo sì, poi è stato esatto, insomma, poi vabbè, per tutta una serie di vicissitudini in realtà il lavoro di dottorato si è svolto in 2 anni, quindi sicuramente era stato nel suo periodo di elaborazione ha avuto come dire, dei momenti, insomma, delle parti che necessitavano un maggiore approfondimento, che mi sono state date dai lavori successivi, no? Dal proseguo degli studi. E dallo sviluppo anche poi di alcuni articoli che sono via via usciti, e quindi poi anche il tempo necessario tra il 2018 e questo anno, insomma, è servito poi per sviluppare meglio alcune questioni che, insomma, Certo, e sicuramente risultano un pochino più aggiornate. quindi diamo una panoramica anche del senso del libro. Il senso del libro, appunto, vuole innanzitutto offrire tutta una serie di informazioni archeologiche che servono poi per approcciarsi all'arte paleolitica in Italia. Vuole quindi, diciamo, proporre uno sguardo sistematico, quindi vale dire uno sguardo che sappia tenere in conto tutta una serie di aspetti che ci permettono poi di capire quello che ci troviamo davanti, no? Il fatto di avere una figura incisa all'interno di una grotta dovrebbe porci tutta una serie di questioni, e dobbiamo anche capire come poi andare a risolvere questi interrogativi. Quindi capire perché abbiamo un'incisione e non abbiamo una pittura, perché la figura si colloca lì e non si colloca da un'altra parte, quindi quali possono essere stati i fattori di degrado che possono aver compromesso magari la conservazione da un'altra parte, quindi da una parte non abbiamo nulla, invece dall'altra sì. Quali sono le tecnologie che sono state utilizzate per
per realizzare le diverse raffigurazioni. Quindi, insomma, come queste raffigurazioni si vanno a porre nel contesto, no, archeologico di riferimento, quindi come si vanno ad associare al resto della cultura materiale che ritroviamo nello stesso sito. E quindi, ovviamente, una volta che noi riusciamo a capire quella che può essere fondamentalmente la cronologia delle diverse raffigurazioni, come possiamo andare piano piano a stabilire delle connessioni tra i gruppi umani, le persone che vissero in quel sito lì, in quel momento, che quindi probabilmente hanno realizzato quelle raffigurazioni lì, e quelle che hanno vissuto nello stesso momento in altri posti. Perché non dobbiamo immaginare le popolazioni preistoriche come stanziali, ma avevano un grado di mobilità elevato, insomma. Quindi uno da... Certo, quindi possiamo dire che il proposito è quello di creare uno strumento di compilazione che sia quanto più neutra e oggettiva su quello che è il catalogo, diciamo, dell'arte paleolitica in Italia. Sì, sì, dare sia un riferimento metodologico sul come rimettersi sotto a studiare questo tipo di elemento archeologico, che appunto era qualcosa che almeno personalmente mi era mancato quando, no, ho iniziato a fare tutto il mio percorso di studi, e quindi spero che da questo punto di vista possa ritornare utile a chi verrà dopo di me, e magari metterà anche in dubbio quanto scritto, per carità, il bello della ricerca scientifica. E poi appunto sì, è un'idea, cioè l'idea è anche quello di ridare uno sguardo complessivo più aggiornato di tutto quello che si ha, e farlo anche alla luce di tutte le più recenti indagini che sono state fatte anche fuori dall'Italia, no? Quindi riaggiornare anche nel più ampio contesto internazionale, quindi valutare se effettivamente quanto poi pubblicato nel 73, poi in realtà anche negli ultimi decenni, negli ultimi anni, ci sono stati dei lavori, delle pubblicazioni, però insomma vedere se effettivamente quell'impostazione lì, che poi è rimasta fissa per tutti questi anni, era ancora valida oppure no. Sì, insomma, è stato un po' come fare i conti a 50 anni di distanza dal volume di Graziosi su cosa c'è di nuovo metodologicamente dal punto di vista delle scoperte. E forse 50 anni sono anche tanti, quindi il tuo volume è assolutamente benvenuto. Come lo presentiamo l'arte paleolitica? Noi abbiamo un po' un senso di inferiorità quando si parla di arte paleolitica. Noi, ovviamente, l'Italia eccelle per la romanità, per il Medioevo, il Rinascimento, insomma, chi più ne ha più ne metta poi in Italia. Dal punto di vista del paleolitico soffriamo un po' un complesso di inferiorità. Come la contestualizziamo l'arte paleolitica italiana sulla scena europea e mediterranea più generale? Sì. Secondo me, appunto, spero insomma se si vinca anche dal libro e da poi tutti i lavori che sono usciti successivamente. Soffriamo di questo senso di inferiorità in realtà perché in realtà fu impostato il lavoro a suo tempo da Paolo Graziosi, cui va tutto il merito dell'aver iniziato, no, questo percorso di studi in Italia. Però lui alla fine, già negli anni 30, iniziava a teorizzare che l'Italia, il territorio italiano, appartenesse a una provincia, lui chiamava provincia artistica mediterranea, quindi a un'area di riferimento, di tendenza artistica ben specifico, dove c'era tutta una serie, all'interno di quest'area geografica si presentavano tutta una serie di caratteri particolari, innanzitutto anche cronologici, nel senso che, diciamo, quella che lui definisce poi l'esplosione dell'arte, la cosiddetta provincia mediterranea, è riferibile alla fine del Paleolitico superiore. Ed è un'arte che tendenzialmente molto più schematica, ha quasi solo incisioni, alcuni caratteri, insomma, presenta una forte presenza di segni lineari, geometrici, e ha poco di elementi naturalistici, no? Cosa che invece ritroviamo parecchio all'interno delle grotte dell'area franco-cantabrica, che poi è la zona con cui di solito si fa i conti quando si studia l'arte paleolitica. In realtà non
insomma, la situazione in Italia è un po' più complessa, ecco, e forse anche un po' più complessa e va vista in maniera un po' più articolata anche quello che si ha fuori, nel senso che se si va a vedere in dettaglio, per esempio, la percentuale di segni geometrici rispetto agli animali, alle figure animali, banalmente, no? Nell'area franco-cantabrica, in realtà vediamo che anche lì le raffigurazioni animali non è che siano maggioritarie rispetto invece, no, alle figure geometriche, anzi. Quindi lo stesso in proporzione rispetto a quello che si ha nel territorio italiano, siamo più o meno, potremmo dire, quasi lì. Ecco, tra l'altro anche grazie a questo lavoro di revisione, insomma, abbiamo visto come molto, insomma, ci sono molte più figure animali anche in Italia. L'anno scorso abbiamo pubblicato un lavoro ed è anche riportato all'interno del volume a Gratta Romanelli, abbiamo un'altra figura di pinguino, abbiamo una cosa che non so, insomma, al di là di quella di arte mobiliare proveniente da Grotta Paglici, insomma, non erano mai state segnalate in Italia. Abbiamo un'altra figura di bovide, quindi probabilmente c'è un ricordo che si va ad arricchire, no? Anche in Val Camonica abbiamo un maggior numero di figure di alci. Insomma, in realtà, riguardando meglio, ci siamo accorti come in realtà non ci difendiamo bene anche noi, anche in Italia. Ci difendiamo bene, il problema è sicuramente che la storia degli studi in questo campo in Italia, insomma, credo sia abbastanza esemplificativo il fatto che nel 1905 viene pubblicato il primo lavoro su delle incisioni parietali attribuite all'epoca paleolitica, no? E sono quelle di Grotta Romanelli. Poi per 50 anni praticamente non si annulla, fino al 49, quando, sì, 45 anni, fino a quando non viene scoperta la grotta di Levanzo, e dopo piano piano, finché appunto, cioè Graziosi, ci sono un bel po' di novità negli anni 60 soprattutto, si hanno nuove scoperte, Romito, Paglici, così, e poi praticamente si ha di nuovo, sì, qualcosa si trova, insomma, all'inizio del 2000 con le arene candide fumane, però poi, insomma, in realtà è una materia poco studiata, possiamo dire, ecco, finora. E quindi questo, la carenza di studi in questo campo, sì, è una carenza di attenzione anche rispetto a questo tipo di patrimonio, sicuramente fa sì che oggi non abbiamo questo grande record, che molto probabilmente in realtà è più vasto. Io sono fiducioso del fatto che qualche altro sito verrà scoperto. Insomma, tu stesso hai fatto qualche scoperta molto interessante durante questa ricerca, come hai detto. Tra l'altro, se hai voglia di condividere il tuo schermo, andare a ritrovare qualche figura nel PDF del tuo libro, potrebbe essere interessante. Per esempio, il pinguino non è da poco aver ritrovato, insomma, se consideriamo le relativamente poche figure italiane, il fatto che ci sia anche un pinguino è una cosa abbastanza interessante. Se consideriamo l'iconografia francese, per esempio, ci sono, sì, i pinguini, però ovviamente sono veramente pochi, penso tre, se non sbaglio, vado a occhio, ci sono, vado a, sì, memoria. In realtà le figure Oscar, sono, non so se ci sono altrove, c'è Cosche, aspetta, stavo cercando intanto la figura, no, perché è interessante quello che stai dicendo, perché non soltanto abbiamo comunque un nostro patrimonio che sarebbe giusto mettere in valore, e più di quanto è stato fatto forse finora, soprattutto di strutturarne le varie località, ma anche le stesse tematiche sono interessanti. Per esempio, qui che cosa abbiamo? Se ci vuoi, questa appunto è la figura che noi abbiamo interpretato come pinguino, ma per una serie di questioni che proviene la testa semplicemente di un pinguino che proviene da Grotta Romanelli. Questa figura presenta anche questo dettaglio di queste tre linee che, insomma, guardando quello che è la meglio, com'è, l'alga, come
l'alca, che oggi è un animale estinto, insomma. Però, insomma, nel periodo autunnale cambiava il piumaggio e durante il cambio del piumaggio si formavano queste tre fasce gialle lungo di fianco all'occhio. E, insomma, è stato un dettaglio che ci ha fatto insomma tendere verso questo tipo di interpretazione anche per la presenza di ossa di questo animale all'interno della grotta. Quindi è un animale che sicuramente era presente, no? alla fine del Pleistocene, quando dei gruppi umani frequentavano la grotta, ed è un insomma, anche poi facendo alcuni confronti con altre raffigurazioni, sembra anche abbastanza coerente con un'interpretazione del genere. Certo, figure certo. Di pinguino abbiamo appunto quelle di Grotta Cosquet, dove lì sono dipinte, sono intere anche con le ali aperte. E c'è un'altra figura di pinguino che viene dalla Grotta del Pendo, nel nord della Spagna, in Cantabria. E quindi sì, sono poche, non sono tantissime. Se le guardiamo all'interno invece della più grande categoria delle figure di uccello rappresentate nell'arte paleolitica, sicuramente lì abbiamo qualche immagine in più, però insomma diventa... Ed è interessante anche perché un'altra raffigurazione di pinguino proviene da un frammento roccioso, quello che viene chiamato arte mobiliare, insomma, cioè un supporto mobile, inciso da Grotta Paglicci, che si trova nel Gargano, quindi a qualche centinaio di chilometri di distanza. Quindi Romanelli sta nel Salento, appunto giù, quasi alla punta, poco sopra Santa Maria di Leuca. E Grotta Paglicci invece si trova in Gargano, e lì pure appunto abbiamo questo frammento roccioso con invece per intero una figura di alca. E, che è un tipo e di cronologicamente sono anche affini, quindi anche lì è un altro elemento che ci lascia immaginare come insomma non sarebbe del tutto incoerente proprio per questa interpretazione, perché era un animale sicuramente presente quando, no, le popolazioni vissero a Grotta Romanelli in quel momento. Certo, poi è sempre interessante vedere l'interesse di queste popolazioni antiche per i dettagli anatomici così, tra l'altro importanti per capire il periodo in cui l'animale si trova, quindi cose che a noi non interessano, perché per noi gli animali per lo più sono qualcosa di carino da vedere, invece loro avevano una comunicazione costante sul periodo, il ciclo della natura. Ricordo ad esempio c'è a Ruffignac la rappresentazione sulla tempia dei mammut di un periodo particolare che si chiama il Mush, adesso comunque non so se si pronuncia esattamente così, che è un periodo in cui hanno una secrezione ghiandolare, e, cioè, nel senso bisogna proprio averla notata, averla insomma una cosa ovviamente che non è cioè una conoscenza approfondita, insomma, dei cicli di vita di questi animali. Beh, complimenti. Per i cicli di vita può essere interessante, secondo me, anche adesso usciamo un attimo dalla penisola, dal territorio italiano, però è interessante sicuramente anche la grotta di Las Chimeneas, dove appunto si ha un pertugio, e attorno a questo pertugio ci sono in sequenza dei cervi rappresentati in diverse fasi di vita, dal cervo giovane via via al cervo più adulto, con dei palchi sempre più ramificati, insomma. Quindi probabilmente questa idea, no, di rappresentare dei momenti specifici all'interno del ciclo di vita degli animali stessi, insomma, era sicuramente qualcosa che ritornava. Assolutamente. Quindi bravo ancora per averla trovata. Insomma, questo ci lascia speranza di che altre scoperte ancora più fenomenali saranno effettuate in futuro da te o da altre persone. E, vogliamo fare una panoramica dell'arte paleolitica in Italia. Dove? In che tipo di contesto? Dicevamo prima che c'è una predilezione per l'area costiera. Quale tipo di tecniche, quale tipo di tematiche, quale tipo di, anche la cronologia. Vogliamo fare una panoramica generale?
Sì, poi siccome nel senso so che se inizio a parlare magari poi riesco a divagare, fare collegamenti eccetera, nel caso fa rimettimi su carreggiata. Allora, no, partendo anche cioè faccio questa premessa, nel senso che il lavoro fatto è andato a toccare tutta una serie di siti già noti. Okay, quindi si è andato ad insistere, si aveva la necessità di rivedere intanto quello che già si conosceva per vedere se effettivamente si conosceva tutto o no. E, sì, allora abbiamo la maggior parte dei siti che sembrano collocarsi in area costiera e sulla parte tirrenica. Nello specifico, vabbè, io ho studiato grotte del complesso dei Balzi Rossi, che sono proprio lì a ridosso del mare, le Arene Candide, la caverna delle Arene Candide a finale Ligure, che anche lì insomma ci troviamo praticamente. Una volta c'erano delle dune davanti, delle dune di sabbia molto chiara, bianca quasi, motivo per cui appunto il nome di questo sito, e che poi sono state completamente scavate, insomma, sono state rimosse, però insomma, e davano sicuramente un po' più di spazio alla spiaggia. Oggi invece, insomma, praticamente ci troviamo quasi a picco sul mare. E poi la Grotta della Basura, che resta un po' più nell'entroterra Ligure, la Basura è a Toirano, Basura che non era mai stata considerata in realtà da Graziosi, nonostante fosse nota già dagli anni 50, però non era appunto mai stata considerata come potenziale sito di arte o di manifestazioni grafiche paleolitiche. Sempre in area tirrenica, poi dobbiamo scendere praticamente fino al riparo del Romito in Calabria. Restano poi, siamo nel nord della Calabria, all'interno del Pollino. E in realtà poi il sito, per quanto stia nell'entroterra, si trova prossimo al fiume Lao, che porta direttamente al Mar Tirreno, quindi crea una sorta di via preferenziale di comunicazione con l'area costiera. E poi ci sono appunto le due grotte pugliesi, facciamo quindi il giro della penisola, ci sono le due grotte pugliesi di Romanelli, la Grotta Romanelli a Castro e poi Grotta Paglicci, e poi restano infine i siti di Grotta Fumane, che era data come sito di arte parietale paleolitica, e Luine, che anche questo era un altro sito che invece non era stato considerato da Graziosi nel 73, nonostante in realtà fosse noto. Quindi abbiamo fatto la costa e Fumane e Luine sono quelle più lontane dal mare, per il resto siamo abbastanza Esattamente, vicini. esattamente. Le altre in realtà comunque restano tutte all'interno di un range molto Tra ridotto. l'altro possiamo anche dire che nell'epoca della realizzazione il mare era probabilmente molto più distante rispetto ad ora. Sì, questo poi soprattutto, insomma, lo abbiamo ancora più chiaro in realtà per quanto riguarda Grotta Romanelli, anche se il mare, già quando Grotta Romanelli venne abitata, insomma, il mare, diciamo, si avvicinava sempre più. Attualmente l'accesso a Grotta Romanelli in realtà è possibile solo dal mare, cioè solo via barca. Quando, siccome appunto continuano i lavori di ricerca lì in grotta, quando ci rechiamo sul sito, l'unico modo per accedervi è con la barca e poi ci si arrampica su, insomma. Bene, come E periodo come come siamo? periodo, in realtà, anche qua è molto interessante perché si dava come si dava un'interpretazione generica insomma, di attribuzione all'epigravettiano. Ora sappiamo che l'epigravettiano però è un momento molto ampio, insomma, no? E succede insomma, non è sicuramente statico, non vede dei gruppi stanziali, ma appunto dei gruppi in movimento. E se ci rivolgiamo appunto a tutto quello che succede fuori Italia, vediamo che c'è un'articolazione in realtà di tutta quella fase che va dalla fine dell'ultimo massimo glaciale, praticamente all'inizio del Mesolitico. E quindi, insomma, provare a dare
a guardare con un po' più di dettaglio, in realtà poteva essere anche utile per provare a capirci un attimino di più se effettivamente era tutto appartenente a un unico momento oppure no. E, ovviamente quando parliamo di Fumane insomma, veniva riconosciuta come il sito con l'arte parietale più antica, insomma, perché comunque i frammenti rocciosi dipinti erano stati trovati in livelli dell'Aurignaziano, quindi insomma stiamo parlando delle prime fasi del Paleolitico superiore. E il lavoro di revisione, vabbè, poi ha permesso di porre alcuni dubbi rispetto al fatto che sia parietale, quindi insomma poi anche nel lavoro di discussione si è escluso Fumane, rimandando a un altro momento un maggiore approfondimento per dare un'ulteriore conferma del fatto che le pietre dipinte provenienti da questo sito siano effettivamente arte mobiliare o parietale. Quindi praticamente il tuo lavoro di revisione ci ha fatto perdere questo primato. Sì, esatto. Si è perso questo privato. Molte però, grazie. Però appunto, cioè, nel senso, comunque resta tra i siti con le raffigurazioni più antiche d'Europa, sicuramente. Poi, però rimane arte mobiliare, quindi insomma. Sì, per carità, insomma. Rimane, diciamo. Rimane, assolutamente. E poi, anzi, a tal proposito, vabbè, c'è un lavoro che è in press, quindi insomma speriamo veda la luce presto, insomma, rispetto a 4 nuovi reperti con tracce di pigmento provenienti da Grotta Fumane, quindi insomma restate sintonizzati, come si dice in questi casi. E poi, insomma, poi c'è Grotta Paglici, che ha insomma, cronologicamente sembrerebbe quella più con le evidenze parietali più antiche. E sono stati presi dei campioni per fare delle datazioni sulle croste calcitiche che coprono le pitture, quindi anche a livello metodologico, insomma, c'è stata questa apportazione, no? Questa novità. Sono arrivati i risultati, bisogna finire di studiare bene i risultati giunti per poi pubblicarli. E poi in realtà per quanto riguarda il resto vediamo che c'è una forte incertezza a livello cronologico. Sì, sta accadendo qualcosa in casa. Però cioè, lo spirito di Fumane che si sente tradito. Esatto. Il fantasma di Fumane. Ci sono praticamente, cioè nel senso la maggior parte delle evidenze effettivamente sembra datarsi al dopo l'ultimo massimo glaciale, ma ci sono delle forti incertezze per capire effettivamente quando poi, no, le diverse raffigurazioni sono state fatte. Tanto lo studio che stiamo facendo, portando avanti a Grotta Romanelli, quanto per esempio quello che abbiamo visto a Luini, insomma, così sta dimostrando in realtà che ci sono diverse fasi di frequentazione e quindi di decorazione, diciamo, delle pareti. Quindi non possiamo, diventa limitante, no? Dire è stato fatto tutto in un momento, perché l'idea poi che si viene a creare è proprio quella di aver avuto un'unica frequentazione. Invece i siti sono stati vissuti, si è ritornato a distanza di tempo, possono essere stati anche migliaia di anni, magari sono altri gruppi umani, no? Che non hanno mantenuto la stessa lo stesso contesto culturale, sì, no, lo stesso, come dire, la stessa serie di riferimenti, no? Simbolici e via dicendo, no, magari non aveva neanche lo stesso contesto ambientale all'interno del quale si muoveva, e quindi vediamo come in realtà insomma, la situazione è un po' più articolata. La maggior parte di quello che abbiamo sicuramente si colloca in quella fase lì, però appunto ci ha dimostrato che ci sono stati diversi momenti che vanno ulteriormente indagati. L'altra cosa... Sì, no, scusa, no, era questo, che un altro degli elementi tenuti da conto in questo tipo di lavoro è il contesto all'interno, cioè, o meglio, il tipo di sito, no? In che sito si trova l'arte parietale in Italia, nella penisola italiana? Abbiamo visto come la maggior parte di questi siti in realtà ha un contesto molto esposto, e quindi insomma, molti di questi siti hanno subito dei processi di degrado
tremendi, insomma. Prima avevo fatto vedere la foto appunto dell'arca, si vedeva che c'era tutto questo verdino di fondo che praticamente sono... è tutto un biofilm che cresce sulle pareti della roccia. E questo perché è a ridosso del mare il sito e quindi si crea un contesto ambientale, microambientale favorevole alla crescita di questo biofilm che ovviamente compromette la conservazione del sito stesso. E sicuramente questo ci apre tutto uno sguardo differente su quello che si è potuto conservare e quello che non si è potuto conservare, ed è il motivo per cui forse anche la maggior parte delle evidenze che noi abbiamo a disposizione oggi per lo studio della paleolitica in Italia in realtà è limitato allo stato attuale, appunto, alle incisioni. Ecco. Certo. Comunque possiamo, diciamo, affermare che con una certa approssimazione le realizzazioni di arte parietale in Italia si collocano fra l'arco gravettiano e diciamo che tra l'ultimo massimo glaciale e l'inizio dell'Olocene, quindi poi fondamentalmente con il Mesolitico, insomma, si collocano lì. Esatto. Perché nella prima parte no? Perché c'era in Europa, che idea ti sei fatto comunque anche del fatto di questa disproporzione in termini di quantità di arte parietale fra l'Europa continentale e l'Italia? C'erano popolazioni diverse, la barriera dell'arco alpino che ovviamente doveva essere molto più impenetrabile rispetto a oggi per via della glaciazione, e separava in due culture diverse oppure la... non era semplicemente una questione di diversità, ma anche una questione di vivacità culturale, potremmo dire. Noi sappiamo che le culture più vive sono quelle che hanno tanti scambi, no? La Grecia e la Roma erano, anche l'Egitto, insomma, erano così vive perché erano al centro di scambi commerciali enormi, soprattutto via barca. E, che idea ti sei fatto rispetto a queste due parti dell'Europa, diciamo, Italia e Europa continentale? Secondo me, in realtà, ed era quello che ho provato anche a riportare tanto nella discussione quanto poi anche nei due articoli, uno quello sul riparo del Romito e l'altro quello su Grotta Romanelli, in realtà la penisola italiana risulta perfettamente iscritta a livello meno grafico, stilistico, eccetera, risulta perfettamente iscritta in tutto quello che succede in quella fase lì, cioè alla fine, cioè dopo l'ultimo massimo glaciale, nel resto d'Europa. E, la questione che abbiamo un record limitato, probabilmente, appunto, dicevo, può essere, sicuramente dipende anche da pochi, come dire, pochi studi, o potremmo dire anche, diciamo sì, pochi studi che hanno suscitato meno interesse magari anche già solo nei gruppi speleologici di guardare con altri occhi le grotte, no? Questo non voglio gettare colpe, cioè sia chiaro, è semplicemente, se noi pensiamo che all'inizio del Novecento, in Francia e in Spagna, nel momento in cui, insomma, subito dopo l'articolo di Cartaillac, dove appunto si riconosce l'antichità delle pitture di Altamira, si ha un'esplosione, no? Si inizia a conoscere siti su siti perché si va alla ricerca di grotte decorate. In Italia questo non lo si è visto, anzi nel 1905, quando Stasi e Regalia dicono a Grotta Romanelli noi abbiamo delle incisioni che sono attribuibili al Paleolitico superiore, oltre al fatto che abbiamo anche evidenze di tecnologia litica riconducibile a questo periodo qua, la scuola italiana fondamentalmente si oppone a questa attribuzione cronologica. Dice no, in Italia non c'è il Paleolitico superiore, no? E Pigorini, insomma, si opponeva a questa cosa qui. Quindi sin dall'inizio c'è stato un po' un ammazzare, un interesse eventuale in questo genere di evidenze. Quando appunto Graziosi riprende un po' in mano il discorso sull'arte paleolitica, appunto, è anche quando vengono scoperti nuovi siti. Quindi c'è la mia speranza è quella che poi a furia di parlarne con tutti, insomma, qualcuno, insomma, venga anche a trovarne di siti nuovi. Quindi c'è questo problema
di conoscenza diffusa, no? Di conoscenza condivisa, e quindi che permette una maggiore attenzione da parte di chi frequenta i siti, anche no? Di guardare con occhi diversi le superfici rocciose. Cioè, quando porto degli amici in giro, anche già solo in Valcamonica, insomma, no? Si fanno vedere le incisioni con lo specchio, con luce radente, uno dice, ah, cavoli, ma io non mi ero mai accorto che, non so, questa roccia fosse incisa, no? E quindi si crea si dà un input su come provare a guardare in maniera diversa questo genere di supporti. Quindi c'è, da un lato, questo problema qua. Dall'altro, può esserci benissimo anche un problema legato alla conservazione. Però qua servono sicuramente una serie maggiore di studi. Cioè, degli studi che tengano in considerazione i fattori paleoambientali, non solo paleo, ma anche moderni ambientali, quindi per capire quelli che possono essere stati fattori di alterazione dei microclimi all'interno delle grotte, e quindi capire effettivamente se o no all'interno di alcuni siti si siano conservati certi tipi Certo. di evidenze. Quindi Certo. io credo che ci siano questi due fattori grossi, no? Quelli di conservazione ambientale e quello anche di conoscenza di questo genere di patrimonio, che insomma, più se ne parla, meglio è, maggiore attenzione si crea, quindi magari insomma, può portare a trovare qualcosa di nuovo. Lo speriamo tutti. Diciamo Assolutamente. due parole sulle tematiche, diciamo sulle figurative, ovviamente intendo. Il paragone ovvio è rispetto anche all'arte continentale, diciamo, dell'Europa continentale. Sì, bevo un attimo l'acqua. Mancherebbe, non vogliamo, non siamo contro gli archeologi, vogliamo che vivano bene a lungo. Allora, no, a livello tematico, allora, una delle più grosse sorprese, come in parte si accennava prima, è stato riconoscere che in realtà la parte più figurativa, quindi no, ai soggetti animali banalmente, che sono quelli che poi attirano un po' di più l'attenzione, la parte figurativa è ben presente nell'arte paleolitica italiana. La maggior parte di questi soggetti sono cervidi tendenzialmente, e grazie forse soprattutto a quello che si è trovato in Valcamonica, dove abbiamo due figure di cervo e altre figure di alce. E quindi sicuramente aumentano poi il numero totale di raffigurazioni animali appartenenti a questa famiglia di mammiferi. E poi abbiamo anche appunto soggetti un po' più rari, appunto abbiamo visto il pinguino, cioè, ci sono anche delle raffigurazioni di pesce, tanto a Romito quanto in Valcamonica. E poi beh, ci sono anche i cavalli, che sono principalmente, li ritroviamo a Grotta Paglici, insomma, il sito che sicuramente ci ha dato il maggior numero di raffigurazioni di equide, tutte dipinte. Insomma, sono tre raffigurazioni di cavallo, due in rosso che sembrano praticamente fatte con lo stampino, solo che poi una è in orizzontale e l'altra invece è in verticale. Anzi, in realtà non sarebbero tutte dipinte, perché queste figure rosse di Grotta Paglici sono in realtà tecnica mista. Abbiamo, insomma, guardando più in dettaglio, era già stato riconosciuto, quindi in realtà siamo andati a confermare, vediamo come si è ben visto, come ci siano dei tratti graffiti, e poi appunto la figura sia stata ripassata con del rosso. Ora poi la questione sulla tecnica mista, insomma, abbiamo anche dibattuto con i colleghi che lavorano da anni a Grotta Paglici, insomma, cioè, dice che insomma, prima abbiano, come dire, no, realizzato lo schizzo incidendo, poi abbiano dipinto. Secondo me può essere benissimo in realtà anche la necessità di la strategia di cercare comunque, no, un voler, come dire, strategia di raffigurazione per cui si tende ad usare tecniche miste, no? Sappiamo da siti tipo Lascaux, eccetera, dove abbiamo queste figure grosse dipinte e poi graffiando, no, la roccia si crea questo contrasto bianco
che è dato appunto dall'asportazione della patina superiore della roccia, quindi si va a creare un contorno più marcato, ecco. E quindi in realtà io non vedrei come impossibile anche questa situazione qua. All'interno dei solchi incisi poi insomma si vedevano alcuni buchi, come dire, no, mancava il pigmento, quindi probabilmente appunto l'incisione era anche stata fatta dopo. E anche in Val Camonica sono stati trovati dei pigmenti alla base delle rocce, una delle ipotesi, non può essere provata. Sì, però appunto in quel caso poi ritorna. Completate a colore. Sì, ma infatti poi lì ritorna anche la questione che no, prima si diceva sul fatto della conservazione, sulla collocazione dei siti, no? Sì, in Val Camonica abbiamo dei siti che sono completamente esposti, no? Sono all'aria aperta, quindi se erano dipinti ormai ciao pittura, insomma l'abbiamo completamente persa. Lo stesso vale a Grotta Romanelli, ma anche quest'anno insomma, abbiamo ritrovato alcuni ulteriori elementi di materiale colorante, che quindi supporta ancora più l'idea, no? Che ci fossero alcune raffigurazioni dipinte in parete. Il problema è che oggi tutta la grotta è completamente coperta da licheni, da alghe, e quindi non, insomma, se c'era qualcosa sotto l'abbiamo persa. Un blocco dipinto proveniente dalla Grotta Romanelli, anzi, insomma, sì, un blocco proveniente dalla Grotta Romanelli, insomma, conferma che insomma, non era sconosciuta la tecnica di applicare dei pigmenti. E poi, insomma, giusto per concludere rispetto alla questione dei temi, vabbè, appunto c'era, insomma, si suggerisce la presenza di una figura di cavallo che è stata poi riutilizzata per realizzare un bovide al riparo del Romito, lì, insomma, guardando bene le sovrapposizioni tra i solchi di incisione, quelli più usurati. Bellissimo, bellissimo. Insomma, lì è stato possibile ricreare la sequenza tecnica, no? della figura di Bovide, che ha portato poi alla raffigurazione di Bovide. Può essere, però, che insomma, prima la figura realizzata in un primo momento in realtà non sia stata quella, cioè l'intenzione non era quella di fare un Bovide, ma era quella di fare un Un equidna. cavallo a cui poi è stata aggiunta una certa corpulenza a livello Sì, una gobba, esatto, e poi le e le corna. corna, sì. E poi niente, poi ci sono tutta una serie di raffigurazioni, per esempio, uscendo appunto dalla parte figurativa, in realtà si entra invece in tutta la parte meno figurativa, ma che sicuramente ha dato una serie di elementi di novità impressionanti a mio modo di vedere, su tutti quelli che sono i tratti digitali, che non erano mai stati considerati, ma in realtà abbiamo a Grotta Romanelli la basura. La Grotta della Basura praticamente sembra un tempio di tratti digitali, tanto che molti di questi si trovano anche concentrati a ridosso di una formazione stalagmitica chiamata lo zoomorfo, e lì insomma sembra che insomma, evidentemente questa stalagmite deve avere le veniva riconosciuto un certo valore, ecco, e insomma ci sono tutta una serie di ditate su questa stalagmite e anche i piedi e poi in tutta la grotta. Quindi in realtà troviamo una complessità nella in tutta quella serie di segni parietali, insomma, che è molto molto interessante. Però un'altra questione, secondo me, molto curiosa e divertente da sviluppare nei prossimi anni, cioè nei prossimi anni, in realtà sono anni che ci si discute sopra, ma insomma sono contento di averlo riposto, perché poi siamo andati avanti anche a discuterne sempre con i colleghi che lavorano lì a Grotta Paglicci, è quella delle mani. Cioè una delle questioni, a Grotta Paglicci abbiamo una serie di impronte di mano fatte con pigmento rosso, e poi in alcuni casi queste sono sovrapposte da una patina biancastra. Ora, ci sono delle questioni di incongruenza rispetto a come siano state fatte queste impronte di mano, cioè nel senso ci si è accorti che l'impronta di mano in rosso non coincide con l'impronta di mano che è rimasta invece nella sostanza biancastra che ricopre il pigmento. Quindi, come sono state fatte queste impronte di mano?
E questa è una questione da sviluppare, da Ok, no, provare. non ho capito bene, ma Praticamente vennero poggiate le mani sulla parete e si soffiò il colore rosso, sì. ok? Non si sa quando Ok. si è depositato sopra un Tratto di carta. velo biancastro, Ok. ok? Su questo velo biancastro, poi, sono state rifatte delle impronte di mano, che però non vanno a coincidere esattamente con lo stencil che c'è Ok. sotto. Cioè lo hanno voluto come ripassare una figura, però con in mezzo un velo di... Sì, e sembrerebbe che questo velo sia Cioè, non è un, stato nel senso, non è un sagomato. mistero, è solo una Più che curiosità da altro che indagare. questo velo biancastro è stato sagomato, quindi trova una forma molto, molto, molto regolare, che è abbastanza strana per essere, diciamo, per dipendere solo dall'appoggiare la mano sulla parete. E poi soprattutto è stato rimosso tutto il velo bianco. Quindi, Ok, ho capito perché meglio. se noi schiacciassimo la nostra mano su un velo che I sia di paleolitici non alluminio. finiscono mai di stupirci, comunque, con No, no, le cose che si no, no, sono assolutamente, assolutamente. Quindi è inventati molto tutto, no? curiosa Questo. anche questo aspetto qua che, insomma, in parte questa difficoltà di lettura era stata individuata e, insomma, l'abbiamo riconfermata guardando più nel dettaglio, Interessante. vedendo Tra proprio l'altro, a chi proposito si di questa connetteva. specie di gioco, perché sembra quasi una cosa giocosa, stavo dicendo prima quando parlavi di impronte di piedi, che se non sbaglio sono presenti anche impronte, molte anche di bambini, di ragazzini, come anche in Francia. Alla base ora Ci sono tante sì. impronte di ragazzi o bambini giovani, come anche i finger fluting di bambini, adesso non mi ricordo in che grotta in cui era stato ricostruito, che erano stati cioè, tenuti in alto e avevano fatto i segni con i finger. Interessante anche questo dato, che indiretto, che però è una frequentazione di un gruppo più Di grande, tutti i non soggetti del solo... gruppo, più che altro, quella è la Poi, cosa. Una interessante. cosa interessante, cioè anche quando parliamo di, no, dell'artista della preistoria, o anche erroneamente si dice l'uomo preistorico, che in realtà comporta un errore già di fondo nel dire che, cioè, l'uomo, no, non c'erano anche le donne, Certo, c'erano, insomma, in c'è realtà un c'era una libro, no? classe di Pubblicato 2 anni soggetti. fa, un libro pubblicato 2 anni fa in Francia, come si chiama la studiosa? Vabbè, qualcuno ci aiuterà, una bravissima studiosa francese che ha pubblicato un libro sulla donna preistorica. Sì, no, la questione è appunto che è il trovare poi anche delle impronte di bambini all'interno delle grotte, o nel caso di Grotta Romanelli, l'abbiamo pubblicato anche questo di recente, abbiamo trovato una falange di un bimbo, insomma, sempre lì all'interno della grotta, molto vicino ai pannelli che poi vengono anche presentati all'interno del libro. Vabbè, poi, non so, è venuto fuori anche durante la recente missione che dirigo in Azerbaigian, abbiamo trovato una sepoltura di un bambino ridosso di alcune incisioni parietali. Insomma, questa cosa che ci suggerisce di come le grotte, no? I siti, oh, le grotte, i ripari, i siti con, insomma, con arte parietale, in realtà venissero frequentati da tutti i soggetti, no? Che Ci appartenevano al gruppo. suggeriscono, Sara ci suggerisce il nome Marilène Patou Matisse. Grazie, non mi ricordavo il Patou, non mi ricordavo. Se, una grandissima studiosa, scrive veramente cose molto interessanti. E, No, suggeriamo la appunto. lettura. Tutti, sì, assolutamente. Tutti i soggetti del gruppo erano coinvolti, potenzialmente erano coinvolti, no? Quindi dobbiamo considerare che appunto i bambini entravano, gli anziani, i maschi adulti, le donne adulte, tutti potevano essere coinvolti nella realizzazione. Anche il tempo etnografico in realtà ci dà, no? Una serie di informazioni su chi può avere accesso o chi può realizzare, perché poi sono due cose anche ben distinte, no? Chi realizza e chi usufruisce. E
E poi ovviamente, vabbè, sappiamo anche che c'è tutta una variabilità sul tipo di accessibilità ai siti. I balzi rossi in questo senso possono darne anche un valido esempio. C'è la grotticella Blancardini, che è praticamente un, passatemi in termine, un buco, perché è veramente piccolo. Io poi che sono molto alto, insomma, lì dentro ci devo stare molto molto stretto. Hai una visibilità scarsa, hai uno spazio di manovra che è minuscolo, e le pareti di questa cavità sono completamente piene di tratti incisi, quindi la visibilità, l'accessibilità del sito era sicuramente ridotta a una persona che c'entrava, fai a sapere come, perché in realtà poi bisognerebbe ricostruire, insomma, qualcuno vicino al museo ha provato a suggerire anche per un'interpretazione cronologica, no? Che però, a mio modo di, insomma, secondo me non è sufficiente, e, insomma, loro lo attribuiscono poi all'epigrafe vettiana, in realtà bisognerebbe... Sì, certo, la questione è che poi tante realizzazioni... Uno ci poteva entrare strisciando, gattonando, ci poteva entrare arrampicandosi anche, perché ci sono una marea di esempi, no? A Peschwerle, per esempio, abbiamo tutto un soffitto inciso, però bisognava, insomma, arrampicarsi su una piattaforma stalagmitica, e da lì si arrivava a incidere su tutto il soffitto, certo. Perché a Blancardini non potevano arrampicarsi per entrare, no? All'interno di questa grotticella. E qui siamo di fronte al grande mistero della ricezione di quest'arte. Sì, e quello ovviamente però fa tutto la questione di chi le ha fatte, chi non le ha fatte, chi ne ha goduto, insomma, di chi le poteva vedere, chi aveva l'accesso a quel sito. E a volte, banalmente, in realtà, anche siti di grande visibilità non è detto che siano accessibili a tutti, quindi, insomma, poi c'è anche questo fattore da tenersi da conto. Senti, già che stiamo parlando appunto del contesto, perché no, cambiando argomento, non ci parli un po' delle peripezie che hai dovuto affrontare? Perché tu giustamente nel libro parli molto dell'importanza di andare a vedere il sito e di ritornarci anche, no? La fase di studio, ovviamente, una buona parte avviene al computer, comunque nello studio, e poi tante cose, soprattutto le sovrapposizioni, vanno poi validate ritornando sul sito. Com'è stata? È stata un'avventura all'Indiana Jones? È stata un'avventura da scartoffie burocratiche? È stato difficile, facile? Com'è stato? No, allora, se devo essere sincero, è stato abbastanza facile, anzi colgo l'occasione poi per ringraziare tutte le persone che mi hanno Certo. garantito anche l'accesso ai vari siti. Poi in molte occasioni è stato possibile, insomma, grazie a collaborazioni tipo Grattarmanelli, insomma, la collaborazione va avanti con l'Università Sapienza, il professor Sardella, o a Luina, insomma, c'era già tutta una serie di questioni che avevamo aperto con Fossati, e poi quando c'è stata la possibilità di accedere a lui, insomma, ovviamente, Ale dentro, insomma. E idem, devo ringraziare il professor Bresani, che mi ha dato l'accesso a tutto il materiale proveniente dalla Grotta Fumana, insomma, o la professoressa Ronchitelli, che mi ha fatto accedere a Grotta Paglici, insomma, quindi... Poi il Insomma, resto in un'area di realtà è stato anche collaborazione a una livello questione di... nazionale, mi sembra di Una capire. rete di collaborazioni, sì. Poi è stata, appunto, quando necessario, è stato anche supportato dalle soprintendenze locali, penso in Calabria, a Romito, ai Balzi Rossi, a Rene Candide. L'accesso alla Basura è stata un'opportunità unica che, insomma, è derivata dalla... Era andato a visitare le Arene Candide per il primo sopralluogo, e parlando appunto con la dottoressa Starnini. Insomma, da lì è nata la possibilità di accedere alla Grotta della Basura, dove poi mi hanno accompagnato Stefano Giardi, che aveva fatto un primo lavoro su tutte le tracce di carbone in parete trovate alla Grotta della Basura, che è stata una guida preziosissima per andare a individuarle e poi rivedere anche con occhi diversi questa grotta, che io ho visitato, mi sembra, con la scuola. Perché poi, insomma, le scuole milanesi ogni tanto andavano a fare no, scuola natura le settimane Se non giugno sbaglio, e anche lì hai trovato qualcosa di nuovo alla Basora, giusto?
Sì. E poi c'era anche Marta Zunino, che insomma è stata anche una preziosissima guida, collega insomma, che mi ha dato anche una serie di informazioni non indifferenti. Insomma, lei continua con Marco Romano, Avanzini, continuano così a lavorare all'interno del progetto insomma, di ricerca a Grotta della Masur. E Sì. sì, dimmi. No, il sito che ti ha stupito di più, che non ti aspettavi, da qualunque punto di vista, non per forza figurativo, che ti ha aperto orizzonti, non so, che ti ha detto, ah, cavolo. È duro. Adesso essere onesto, è duro. Sì. No, forse quelli che mi hanno stupito di più, ma giuro, non voglio fare torto agli altri, quindi No, non me ci ne voglia. mancherebbe. Però credo che i due che mi hanno stupito di più sono stati la Basura, perché appunto rivederla poi con occhi diversi e poi soprattutto boh, vedere come questo non sia. Cioè, anche domandarsi, ma perché non si sono mai considerati tutti questi tratti digitali come potenziali espressioni artistiche, no? Comunque come forme di comunicazione, ecco, perché poi noi parliamo di arte, ma in realtà poi di fatto è una forma di Certo. comunicazione, quale? Alla sapere, però insomma è una forma di comunicazione, di interazione con l'ambiente, con l'ambiente costante ed eventualmente con chi poi ritornerà al sito. E direi la Basura e poi Romanelli, Grotta Romanelli, ma Romanelli anche perché credo che lì ho la fortuna di lavorare all'interno di un gruppo interdisciplinare, all'interno del quale poi tra l'altro permettimi di dire anche che vengono due persone a cui devo molto e anche l'idea poi di andare a realizzare questo libro, che sono amici, colleghi dai tempi dell'Università di Ferrara, Giuseppe Lembo e Brunella Montillo, che fanno capo all'Associazione Archidea, e poi grazie a loro ho sviluppato tutta, insomma, mi hanno detto: perché non fai il libro, non ricavi il libro dalla tesi di dottorato? E E li quindi, ringraziamo, anche noi li ringraziamo. esatto, e niente, no, praticamente lì c'è un team multidisciplinare con il quale può andare ad affrontare diversi aspetti, no? Grazie anche al confronto costante con questi colleghi, che molti di questi hanno, tra l'altro, no? Penso anche Ilaria Mazzini e Luca Forti, che sono due geologi che fanno parte del gruppo, con i quali poi insomma abbiamo fatto tutto il riconoscimento delle tracce digitali nel Moonmilk lì a Grotta Romanelli. Ecco, poi forse tra l'altro i due siti hanno anche questa strana connessione, no, dei tracci Tracce del digitali in parete. che ha toccato il tocco dei Sì, e preistorici sulle quindi pareti. credo che, cioè Romanelli questo, che a parte che è considerato un po' la cattedrale della preistoria in Italia, no? No, è il grande tempio della preistoria in Italia, e però la sensazione che ho avuto è stato che si sia detto, cioè si ritiene che sia stato detto tutto di Romanelli, ma in realtà non è stato detto nulla, cioè nel senso anche a cercare la bibliografia, in realtà, no? C'erano molte cose che si diceva, vabbè, è così, punto. Però voler approfondire non trovi tutta una serie di altri elementi, quindi possiamo dire che ci siamo sentiti oggi prima di questa diretta, e ti faccio vedere come, per esempio, una figura di Bovide che è riportata all'interno del libro. Questa figura di Bovide si colloca all'interno di un pannello che in realtà era stato pubblicato già nel 73 da Graziosi, ma nel 73 veniva detto, aspetta, faccio la citazione, cito testualmente, così almeno mi evito di riportare male. Graziosi scriveva: fasci di linee variamente intersecantisi. Ora, guardando con luce radente, passandoci ore e ore, tanto che insomma, mi dicevano: ma stai sempre lì a guardare, a controllare questo pannello, però insomma, guardando, spostando le luci, facendo tutti i vari modelli 3D, insomma, alla fine insomma, si è confermata almeno la presenza di un bovide. Ci sono altre figure che è ancora un po' più complicato e stiamo cercando di
Certo. sbrogliare questa grande matassa di linee, però insomma, appunto, lì si diceva, sì, a Gatto Romanelli c'è il cosiddetto boss, che poi personalmente secondo me è un cervo come riporto, e qua ne possiamo, e via, davanti all'argomento di discussione eventuale, c'è un bovide, in realtà secondo me è appunto un cervo, e ci sono dei vulvari, dei fusiformi e il resto linee. E dei geometrici. In realtà no, non è così, ci sono anche figure sovrapposte, no? C'è un segno Barbelé probabilmente tracciato con degli strumenti a punta più larga, che poi compressionandosi il supporto è stato rinciso sopra con altri segni lineari, ci sono delle altre figure di bovide, c'è un pinguino, ci sono tratti digitali nel Moon Milk concrezionato, insomma, e piano piano, no? Guardando anche le tecniche, il tipo di supporto, eccetera, scopriamo che in realtà quella grotta aveva una vita completamente diversa, aveva un aspetto, una morfologia completamente diversa, e con questa morfologia le persone che sono entrate hanno interagito e hanno inteso quello spazio in maniera differente. E quindi Grotta Romanelli, da questo punto di vista, credo che sia anche un ottimo laboratorio, poi personalmente, per provare a guardare con occhi diversi anche tutto questo patrimonio, tanto in parete quanto poi mobiliare, perché adesso poi sto conducendo questo lavoro di revisione di tutta l'arte mobiliare di Grotta Romanelli, quella già trovata e alcuni reperti trovati nelle recenti campagne di scavo. Intanto invito anche chi ci ascolta, se ha qualche dubbio o curiosità può scrivere, chiedere. E proseguo io con un'altra domanda. Invece, se vogliamo a questo punto ingrandire l'orizzonte, e, tu parli molto dell'areale molto vasto che va dal Nord Africa all'Azerbaigian, all'Est Europa, all'Europa continentale, fino a Gran Bretagna. E, quali affinità possiamo ipotizzare, ovviamente, che possono essere anche corroborate dai reperti archeologici in senso stretto? Troviamo con queste aree più ampie. Se non sbaglio, a un certo punto fai un confronto di bue e di raffigurazione simile con l'Azerbaigian. Guarda, tra l'altro, appunto, mi ricollego anche a una cosa che mi avevi chiesto prima, che avevo in testa di poi insomma arrivare a discutere, poi vabbè, niente, vabbè. Vago, divago. Vai. No, allora, sì, le connessioni sono tante, appunto, come dicevamo prima, abbiamo un sistema sicuramente molto dinamico attorno, no? In generale al bacino del Mediterraneo, ma è un'areale che va, in realtà si estende fino al Caucaso, insomma, se guardiamo quelli che sono i temi, no? I temi nell'arte rupestre dell'Azerbaigian, in realtà, per la parte paleolitica, hanno molti punti in comune con l'arte dell'Europa occidentale. Poi c'è un grosso cambio, per cui nelle fasi più recenti i temi invece guardano molto più, no, hanno più connessioni con la parte asiatica o medio orientale. Quindi, insomma, si vede come probabilmente ci sia stato una diversità, cioè un cambio di direttrici, di contatto, di movimento delle varie popolazioni. Sì, porto poi anche una serie di riferimenti con quelli che sono, per esempio, il cosiddetto Shining Bull, cioè, insomma, il toro luminoso trovato su una placchetta in Bretagna, che ha una cronologia potenzialmente affine a quello che a quella data ad una figura di toro trovata a Romito. Ci sono delle affinità stilistiche, nonché tematiche e anche compositive, che sono parecchio, parecchio interessanti, che ci vanno appunto a dimostrare. Poi, appunto, quello trovato a Rocher dell'Imperatrice è anche un pezzo di arte mobiliare, quindi potenzialmente tascabile, ma anche di piccole dimensioni, e nulla vieta, insomma, che potesse essere qualcosa che sia stato trasportato,
semplicemente in realtà invece l'idea che trasportata è stata messa in condivisione, insomma, è arrivata fino a queste distanze. Stiamo parlando dalla Calabria alla Bretagna, insomma, ce ne sono di chilometri in mezzo. E, in realtà, appunto, questa serie di connessioni tematiche, poi possiamo dire anche stilistiche, rivelano appunto quello di un quadro fortemente dinamico che secondo me complicano sempre più in realtà la questione, l'analisi. Beh, e questo può dipendere in realtà anche da un problema di definizione cronologica in realtà di quello che abbiamo in Italia, cioè nel senso che appunto tutto quello che poi mi sono anche messo a studiare non ha in questo momento dei riferimenti cronologici molto forti, no? Insomma, o comunque richiede una revisione molto importante, anche di ricostruzione, no? Di quelli che potevano essere dei riferimenti cronologici più solidi. Questo ovviamente poi ci limita in quelli che possono essere, no, i punti di contatto tra diversi siti. Però al momento quello che sembrerebbe, appunto, come dicevo prima, a livello tematico e stilistico, sembra effettivamente che ci siano dei punti di connessione e che l'Italia fondamentalmente abbia fatto un po' da testa di ponte. Ora, prima abbiamo parlato sempre, abbiamo fatto dei riferimenti di quello che è la penisola, insomma, il territorio italiano e l'area franco-cantabrica, che penso è sempre un po' il riferimento principale. L'area franco-cantabrica, per intenderci, è appunto tutta la parte nord della penisola iberica, e poi ci si sposta all'interno della Francia occidentale, centro-occidentale. E in realtà poi, c'è un recente lavoro fatto in una grotta croata, se non dico una boiata, Romoldova, ma adesso non mi ricordo se appunto, sì, no, ma in Croazia. E all'interno di questa grotta sono stati trovati dei temi che sono stati messi in relazione con temi propri dell'area appunto franco-cantabrica. Ora, se gli autori, che tra l'altro sono persone che lavorano poi in quell'area del nord della penisola iberica, arrivano a mettere in connessione questi due mondi, probabilmente, insomma, non ci vedo nulla di strano nel mettere in connessione quello che si ha appunto in Italia con quel tipo di contesto lì, o meglio, con entrambe le sponde, no? Tanto quella adriatica quanto quella poi appunto dell'Europa continentale, dell'area francese e penisola iberica. O addirittura, per quanto riguarda le raffigurazioni di Alce, quelle in Valcamonica, quando poi si arriva a proporre, insomma, il fatto che magari anche le statuette ritrovate a Weich in Germania, con una cronologia comunque sempre, no, tardo-pleistocenica, possono avere degli elementi di contatto a livello tematico o culturale, insomma, con quelle che sono le raffigurazioni che troviamo in Valcamonica, quelle raffigurazioni fatte da quei gruppi umani che hanno vissuto, Senti, attraversato la Valcamonica. pensando un attimo al ricercatore, ho due cose diverse. La prima, non abbiamo ancora detto, è il tuo libro pubblicato da e si trova già in biblioteca, si trova su Amazon, si trova sulla pagina del Centro Camuno. Allora, il libro è stato pubblicato dalle edizioni del centro, quindi sia sì, dal Centro Camuno di Studi Preistorici, cui va un altro enorme grazie perché si è accollato anche l'edizione, nonostante inizialmente si dicesse no, facciamo in bianco e nero, poi alla fine invece c'è stata questa decisione di investimento nel fare una stampa a colori. Quindi cercatelo sulla pagina web del Centro Camuno. Sì, è disponibile, credo, mandando una mail a info@ccsp.it. O se no, chiedetelo ai rivenditori online, così. Poi chi lo sa, magari ci sarà anche occasione di trovarci di persona in qualche altra presentazione dal vivo. Attualmente io mi trovo in Francia, non potevo presenziare un evento in Italia, ma insomma, comunque è disponibile, insomma, basta Perché chiedere al essendo lettore. uno strumento pensato per i ricercatori e non, però insomma è essenziale, Sì, perché poi. procuratevelo, insomma, il messaggio è procuratevelo.
E la seconda cosa, sempre pensando ai ricercatori, quali risorse ci sono online? Ogni tanto si parla di fare un grande database online con tutti i dati pubblicati gratuitamente, poi non ci si riesce sempre per varie ragioni. Quali strumenti ci sono online? Allora, online in realtà c'era una specie di mappa interattiva che però poi so che è rimasta lì, ma un po' passata, e sicuramente ha bisogno di più, insomma, di un aggiornamento anche non indifferente, anche perché poi, vabbè, lì dentro ci sono delle questioni interpretative sulle quali potremmo discutere, ma non è questa la sede di discussione, eccetera. Comunque, insomma, c'era una mappa interattiva sull'arte paleolitica, che si chiamava Paleo Art, una roba del genere, non mi ricordo, Italian Paleo Art, non so, adesso non ricordo esattamente. Comunque era stato fatto un sito del genere. Ti parlo di 2016, giù di lì. Però poi, sinceramente, non ho visto nessuna attualizzazione del sito. Se qualcuno che in ascolto ha visto che il sito è stato attualizzato, me lo faccia presente. Ecco. Però, insomma, io non ho visto nessuna attualizzazione di quel sito lì e quindi non ho idea. No, poi per il resto in realtà non c'è molto. C'è qualcosa che è stato fatto e a cui va anche un grande merito all'Istituto Italiano di Preistoria, che ha sviluppato tutta una sezione che si chiama più Preistoria, dove ci sono dei volumi che sono in consultazione, insomma, si possono scaricare gratuitamente, no, in realtà, e tra questi c'è un volume dedicato all'arte rupestre ed è un supporto in realtà poi per le scuole. E si basa sull'archivio fotografico di Paolo Graziosi. Era un progetto con cui ho avuto di lavorare. Insomma, mi era stato messo in mano tutto questo importante patrimonio fotografico e da lì, insomma, si è provato a elaborare un supporto didattico, e all'interno di questo ci sono anche tutta una serie di informazioni sull'arte paleolitica in Italia. E non solo, in realtà, però insomma il grosso del corpus no, d'archivio era riferito a questo territorio. No, però poi manca, in realtà, manca qualcosa di un po' più sistematizzato, ecco, quindi insomma è da farsi. Se ci sono giovani all'ascolto che hanno voglia di buttarsi via, e lì insomma siete benvenuti, ecco. Eh sì, perché gli strumenti online penso che abbiano sempre molta utilità, perché sono accessibili, sono accessibili un po' dovunque, poi è interessante per poter vedere immagini di buona qualità, copiare anche i dati, insomma. Ci hanno provato, va bene, speriamo che questo qui è un lavoro da fare. Sì, assolutamente. Poi sicuramente, secondo me, è un lavoro anche da sviluppare magari anche con le istituzioni preposte, no? Per ogni sito, quindi insomma ci dovrebbe essere anche un lavoro. Senti, posso farti una domanda alla Marzullo? Quella fascinazione che hai portato al cospetto di Marinis, l'hai ritrovata nella ricerca che hai svolto? Sì, no, io ho sempre sviluppato... Cioè, Devi dirmi di sì. Come argomenti sono cavoli tuoi, però devi dirmi di sì. Sì, no, per forza. Sì. No, ma non l'ho mai persa. Cioè, quella è la questione. A volte, capisco tutto, anch'io sono innamorato dell'arte paleolitica. Ogni tanto capita di sbattere la testa contro un muro perché non viene a capo di alcune cose o dici perché chi me l'ha fatta fare, però poi alla fine è quello che mi piace fare, insomma, in cui riesco a metterci veramente tanto entusiasmo, insomma, e attualmente mi ritengo fortunato perché posso fare quello che mi piace di più, insomma, quindi... Fantastico. Sì, quando vedo alcuni... Grazie. Quando la possibilità di entrare in altri siti o di riguardare con occhi migliori, oppure esce fuori qualche aspetto che ne era sfuggito, ritornare, perché appunto, come dice, quando
No, tu vai su un sito, fai una prima scansione delle pareti, vedi quello che c'è, quello che non c'è, ti appunti le cose, poi ritorni, fai una campagna sistematica di documentazione, poi torni di nuovo per essere sicuro di aver raccolto tutti i dati necessari e a quel punto scopri che, non so, ti sei perso qualcosa, oppure che, insomma, intrecciando, insomma, analizzando i dati raccolti, vengono fuori tutta una serie di elementi nuovi che vanno a sconvolgere tutto quanto e quindi ti devi rimettere in crisi. Quindi dopo tutta la sequela di, insomma, di cose che dici, appunto, chi me l'ha fatta fare, poi dici, cavoli, però effettivamente è una... Guarda come realtà. Che bello, Dario, questo dovrebbe valere per ogni lavoro, è molto bello quello che dici, la passione che ci metti è invidiabile. Idem, poi quando poi c'è anche modo di lavorare con dei colleghi che, appunto, non so, quando c'è stato modo di confermare, per esempio, che ci avessimo del Moonmilk a Grotta Romanelli, che non era mai stato considerato, insomma, quindi Il inizio a Moonmilk, scusa, è immaginare. la terza volta che citi il Moonmilk, diciamo che il Il Moonmilk Moonmilk è la o lettera. latte di monte, è una formazione molto blanda che si trova all'interno delle grotte. Insomma, adesso non mi È un metto a... funky, diciamo, scusa, giusto per far capire, cioè è una conformazione, diciamo, che sembra un fanghino su cui, che a volte veniva anche presa per attività sacre, cioè, o sacre o depurative, perché veniva forse anche ingerita per depurarsi, se non sbaglio, avevo letto questa cosa, su cui spesso si può trovare il finger fluting, quindi insomma le Carta tracce digitale, digitali, perché è molto esatto. morbido, ecco, giusto per Esatto. dirlo brevemente. Esatto. A volte addirittura con liquido, altre volte è un po' più blando, quindi basta, cioè un po' più, insomma, non tanto liquido, ma semplicemente è un supporto molto blando, un po' tipo, fino ad essere più o meno plastilina, forse anche un po' più sciolto, però insomma si riesce ad incidere tranquillamente con le dita. E Sì. quindi, ecco. Bene, Dario, c'è qualcos'altro che non abbiamo detto che avresti piacere di aggiungere, qualcosa di cui non abbiamo parlato, qualcosa che completa magari un discorso che è iniziato un'ora fa e ti è rimasto qui? No, in realtà, appunto, vabbè, il volume, appunto, come dicevo all'inizio, è un primo step, un primo passaggio necessario per reimpostare, a mio modo di vedere, un po' tutto lo studio dell'arte paleolitica in Italia, ecco, cioè nel senso che dà delle dritte a livello metodologico. E dà una serie di informazioni e rimette un po' insieme tutta una serie di aspetti che Una battuta, sicuramente. da delle dritte molto dritte, perché io ho letto il volume e assolutamente è inquadrato, senza sbavature, lo dico con merito, perché non è un volume che vuole, non è un volume a tema, ovviamente, è un volume di metodo e di catalogazione, quindi da delle dritte molto dritte, quindi Sì, a è volte è carente, cercato di. questa precisione e questa onestà a volte sono carenti. Ah, no, ha cercato di, appunto, di tenere uno stile facile, insomma, di lettura facile, ovviamente tutto in inglese, quindi, ma questo, insomma, è stato anche per riuscire a ridare un attimo il respiro che merita, credo, l'arte paleolitica in Italia, e anche perché la cosa che sorprendeva di più era che venivano ancora citati, veniva citato un libro di Graziosi del 56, quando, insomma, si studiano, si leggono le pubblicazioni degli altri colleghi, e quindi, insomma, ridargli un attimo di respiro a questo patrimonio che abbiamo in Italia. No, però, appunto, lo stile, cercare di tenerlo molto leggero, insomma, per quanto l'argomento e l'impostazione dei contenuti, insomma, magari non siano leggeri. Però, insomma, l'idea è quella di provare ad alleggerire il più possibile per renderlo accessibile ai più, cioè non solo agli esperti, ma anche a chi è interessato, ecco, banalmente. E Certo, anche le quindi fotografie possa avere sono molto una belle. lettura facile. Anche le fotografie sono molto belle, quindi anche consultabile solo fotograficamente, Sì, adesso banalmente. l'avere mantenuto poi a colori, aver mantenuto il volume a colori sicuramente dà una facilità anche di consultazione del materiale grafico, ecco. E niente, no, però, appunto, sicuramente è un primo passaggio che aiuta. È stato,
ho cercato di restituire, pensando soprattutto a chi verrà dopo, ma anche a, egoisticamente parlando, devo dire, a me stesso, cioè nel senso, quello che io non ho trovato, cioè quando mi sono approcciato a questo tipo di argomento, quello che mi mancava era fondamentalmente un approccio archeologico all'arte rupestre paleolitica. Non c'era, fondamentalmente non c'era, quindi mi mancavano tutta una serie di riferimenti per poter leggere le evidenze in parete in questa maniera. Italiane. Sì, ovviamente sì, nel contesto italiano, ovviamente, sì. C'è una domanda di Sara che ti chiede se sono stati fatti studi anche sperimentali sull'arte paleolitica per comprendere le modalità di realizzazione e strumenti utilizzati, in particolar modo per le incisioni. Allora, c'è un lavoro che stiamo cercando di mettere in atto, dobbiamo finire di studiare però prima tutta la parte di tecnologia litica per quanto riguarda le incisioni a Grotta Romanelli. Perché lì abbiamo appunto trovato delle incisioni fatte con contratti diversi e quindi insomma l'idea è proprio quella di provare a insomma, dobbiamo finire di stabilire bene il protocollo di sperimentazione, abbiamo recuperato intanto tutti i supporti che adesso sono in fase di analisi petrografica e dopo si tratterà di fare appunto lo sviluppo di strumenti litici compatibili per incidere e quindi poi valutare questo. Quindi è in fase di programmazione. Ecco. Certo. E questo vale anche poi per la parte mobiliare, ovviamente, motivo anche per cui poi su Romanelli. Sì, certo. Comunque penso che possiamo dire che le opzioni sono punte di pietra per le incisioni o anche legno. A volte c'era anche legno, mi ricordo. Anche in Francia l'osso. C'è anche a volte legno col carbone. Sì, magari era anche stato osso. Usato per il fuoco, dita. Per quel che riguarda le incisioni, nel senso lato, ovviamente, perché tracciati. Nulla vieta che tu possa utilizzare un osso anche per incidere, se la roccia è blanda. Ovviamente quando parliamo di contesti, io che so, le rocce di Luine, lì è vero che è un'arenaria, quindi una roccia abbastanza facile da lavorare, però lì fondamentalmente è picchiettatura e poi anche in parte grafito. Abbiamo visto come appunto ci siano le due tecniche miste. Anche lì, curiosamente, però, i tratti graffiti sono in corrispondenza del muso dell'animale, così come gli equidi a pagliacci. Però, vabbè, insomma, stiamo parlando di cronologie distinte, quindi sono curiosità un po' così. Sì, certo. Mentre, no, va bene, giusto per comunque riportare, magari a livello di curiosità, poi invece la pittura era applicata o digitalmente o a spruzzo o anche dei pennelli, proprio con dei sono, anche, pennelli. Sono stati ritrovati, se non sbaglio, forse uno in Francia, un pennello. Ah, allora, vi anticipo questo, tanto ormai l'articolo è presso, quindi credo di poterlo dire, insomma, nell'articolo che uscirà su questi nuovi reperti di Fumane. Tra questi c'è un frammento roccioso da cui insomma, si vede c'è tutta la zona di copertura di sedimento compressionata, però da lì emerge una zona colorata con pigmento rosso. E lì, guardando col microscopio, siamo riusciti a mettere in chiaro insomma, tutta una serie di microstrie parallele che identificano quello che potrebbe essere stato appunto un pennello, quindi molto probabilmente il pigmento che era anche abbastanza fastoso, perché se poi troviamo appunto queste striature, evidentemente il pigmento era denso, insomma era stato steso con questo strumento. E a Grotta Romanelli, Paglici, scusate, invece in un forellino insomma, della parete, in corrispondenza di una delle zone dove c'è il pigmento che va a disegnare il cavallo verticale, lì all'interno di questo forellino abbiamo trovato invece un frammentino di ocra, quindi probabilmente era anche lì invece ha messo, insomma, aveva usato tipo pastello.
questo è riportato anche nel volume, insomma c'è anche un ingrandimento. Insomma. Fantastico. Quindi, insomma. Non vedo altre domande, io ho finito le mie e mi sembra che abbiamo completato in maniera, diciamo, appunto completa, scusate la ripetizione, la presentazione di questo libro che ha tutti i requisiti per essere una pietra miliare nello studio dell'arte preistorica paleolitica, in particolare, scusate, in Italia. Siamo sicuri che verrà citato quale, insomma, come una tappa importante di questo ambito di studi. Ti sei meritato le congratulazioni di Marisa Giorgi, che salutiamo. Ma Marisa Giorgi, a cui va un enorme grazie, perché si è accollata la revisione dell'inglese di tutto il volume, sì. Quindi di nuovo grazie, saranno mai abbastanza, grazie. Ho letto nei ringraziamenti. Sono sicuro che ci sono tantissime altre persone che vorresti ringraziare. Fine, cioè, in realtà io sicuramente mi sono preso i meriti del, cioè, come dire, ho firmato, anzi la responsabilità più che i meriti, ho firmato il volume, però dietro in realtà c'è un lavoro, certo, di collaborazione di rete enorme, appunto, un'altra persona che ha sicuramente lavorato, insomma, che ha dato un contributo notevole, Valeria Damioli, che ha curato tutta la parte grafica, l'impaginazione del volume, e poi c'è una lista infinita di persone che tra supporti tecnici, pratici per accedere ai siti, poi chi anche banalmente mi ha alloggiato quando andavo in giro, certo, di certo. Sito, insomma. Diciamo, per avere la lista completa andate sul sito del Centro Comune dei Studi Preistorici, comprate il libro e potrete avere... E poi c'è sta lista. Chi lo sa, magari siete citati anche voi nel libro. Io ad esempio ho scoperto che la mia tesi di dottorato è citata nel libro, ma l'ho scoperto leggendo, non lo sapevo, forse me l'aveva detto Dario, ma non me l'ha detto. C'era tutta una questione di lateralizzazione delle figure che, insomma... Sì, diciamo, è minore. Sì, cioè, Dario giustamente fa un capitolo che è la mia tesi di dottorato su se la figura guarda a destra o a sinistra. Tra l'altro è interessante perché conferma non la mia tesi, ma semplicemente le statistiche europee, notate da Sauvé, Georges Sauvé, prima di me. Quindi va bene, però sì, non, forse non è la cosa principale del libro. Infatti non ho sollevato l'argomento. Bene, allora facciamo un enorme grazie a Dario, che tra l'altro il primo studioso a capitare due volte sotto i microfoni di questo ciclo di conferenze. Lo invitiamo a tornare una terza volta per il prossimo libro, che sarà, non so, la soluzione di tutti i misteri dell'arte paleolitica italiana fra 50 anni. Esatto, perché c'è libri, ma per un po' non ne voglio sapere. Va bene, per un po' si fa altro, e ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima conferenza online. Grazie e alla prossima. Vediamo se riesco a Saluti a tutti. Chiudere.